Dopo il botta e risposta degli ultimi giorni tra il presidente di Federalberghi Salerno, Giuseppe Gagliano, e il comune sui meriti della stagione turistica è del tutto esaurito in città e provincia, ora è il momento della progettualità. A dirlo è Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Salerno, che precisa come il boom di queste settimane non basti. È iniziata la seconda stagione turistica in piena pandemia. Un plauso agli operatori turistici che hanno affrontato nel miglior modo possibile questa contingenza, questa difficoltà. Un turismo sì domestico per la stragrande maggioranza dei flussi. La stagione turistica può dare sollievo, ma servono nuove iniziative per risollevare le imprese provate dalla pandemia. Dobbiamo lavorare, lo faremo come Assoturismo Confesercenti provinciale di Salerno, perché favoriremo una serie di progettualità anche in ambito camerale per garantire formazione, per garantire assistenza alle nostre imprese che non dovranno chiudere ma dovranno lavorare nell'ottica della riapertura dell'aeroporto di Salerno. Lavoreremo sui concetti di accoglienza e ospitalità attraverso la qualità. Possiamo garantire dei soggiorni piacevoli ai nostri ospiti, lavoreremo per garantire una politica del sostegno vera e effettiva, perché nessuna impresa dovrà chiudere, ma tutte le imprese dovranno essere accompagnate per riqualificarsi e per tornare ad essere vive. Maggiore sostegno per le attività commerciali di vicinato, quelle ambulanti, per il settore turistico e dei servizi.